Eccoci qui in diretta, cari amici di PsyLife. Buonasera ed ecco a voi Yogi Shri Pravin. Ciao, Probin. Namaste, delle bellissime persone. Ciao, caro. Namaste delle bellissime persone. Ciao, Probin. Allora, spiegaci che vuol dire namaste delle bellissime persone. Allora, in India, da noi, dalla parte, diciamo, oriente, non ci baciamo quando si saluta, non si abbraccia nemmeno. Si saluta unendo queste due mani, che qua ci sono dei meridiani, fine dei nervi, che quando si toccano, l'emisfero destro e sinistro del cervello rimane in uno stato equilibrato, diciamo, e poi io saluto quello che sta davanti senza giudicare. Ah, ok. Beh, quindi diciamo in tempi di coronavirus può funzionare molto bene perché non ci si bacia, non ci si tocca, ma ci si saluta in qualche modo a distanza. Allora, mentre i nostri amici si iniziano a collegare, diteci anche, dateci un feedback se è tutto ok, se si vede, se si sente, com'è la qualità audio-video, perché così noi sappiamo come stiamo trasmettendo e come vanno le cose, va bene? Ok, perfetto, sembra che sia tutto ok, quindi possiamo dire che... Allora, sono contento di averti qui, Probin, perché insomma te sei un insegnante di yoga molto, molto in gamba e poi sei originale. Allora, raccontaci un po', la tua storia, quello che... insomma, è un po' la tua storia e come hai iniziato a praticare lo yoga. Allora, cioè io ho iniziato a praticare lo yoga quando avevo 17 anni e finora è un'esperienza meravigliosa che pratico tutti i giorni. Se non riesco a praticare asana, pratico pranayama, i modi di respirare, meditazione tutti i giorni, minimo 15 minuti. Quindi sì, all'inizio io l'avevo iniziato perché faceva lo yoga mio padre e Tu di mio dove padre. sei? Spiega ai nostri amici di dove sei originario, per chi non ti conosce. Allora, io sono del Nepal, sono nepalese, sto in Italia da quasi 8 anni, diciamo, e sempre, tutti i giorni pratico lo yoga, però per insegnare lo yoga in Italia serviva un certificato, una specie di diploma, diciamo, di insegnanti. Quindi ho fatto il corso di formazione di insegnanti. Per avere il diploma di 500 ore, e quindi così potevo insegnare, però già insegnavo un pochettino, però per vari centri e palestre ci vogliono questo patentino certificato dal Ministero dello Sport, credo. E quindi sì, da un anno e mezzo quasi sto insegnando nei vari centri a Roma. A Roma, perché tu sei attualmente a Roma, vero? Sì. Bene. Allora, vediamo un po', se nel frattempo, amici, avete le vostre domande, approfittate che abbiamo il maestro Probin qui con noi che ci può spiegare un po' come possiamo utilizzare lo yoga in questo periodo un po' particolare. Lo yoga, tu proprio ci puoi spiegare meglio da dove nasce, da dove deriva, visto che sei proprio originario di un paese in cui lo yoga è praticato tantissimo. E tu prima mi raccontavi che da quando eri piccolino, insomma, con tuo padre già c'era proprio questa pratica che facevate. Com'è lo yoga lì da voi in Nepal? Che tipo di funzione c'è? Allora, da noi yoga è considerato come
non solo la pratica che uno fa un'ora e dimentica il resto del giorno. Yoga è un stile di vita, non la filosofia, come una tecnologia che noi usiamo per ottenere il benessere interiore, per la pace mentale, per muoversi bene in questo mondo, questa vita, per godere la vita anche. Le cose semplici che valgono di più, poco vuol dire tanto, quindi tutto in equilibrio, diciamo, non troppo, non troppo poco. Yoga è una via che ci insegna, una via del mezzo, diciamo, qualsiasi cosa moderata. Cioè che ci insegna una sorta di moderazione nelle cose, cioè la via di mezzo, intendi, di non eccedere né in una direzione né in un'altra. No, cioè, per ottenere qualsiasi risultato uno si deve impegnare, però Ok. per funzionare questa macchina che abbiamo noi, che si chiama il corpo, deve funzionare al suo ottimo livello, top. Se il corpo funziona bene, se la mente funziona bene, possiamo ottenere qualsiasi risultato. Prima il corpo, noi. No? E la mente, poi nostre emozioni e l'energia, in tutto in stessa direzione per ottenere qualsiasi risultato. Ok. Senti, provi in questa situazione, in questa condizione particolare in cui ci troviamo adesso in casa, in cui dobbiamo in qualche modo fare i conti con una permanenza a casa e quindi ci muoviamo di meno, possiamo uscire, tutto quanto. In che modo lo yoga ci può aiutare per la nostra salute, per il nostro benessere? Sì, questo è il momento, è una domanda proprio bella, giusta. E questo è il momento giusto per chi non ce l'aveva il tempo per praticare o fare una prova di yoga o meditazione o respirazione, qualsiasi attività che ci fa sentire il nostro agio, il nostro corpo, la nostra anima. Va provata in questo momento perché tutti abbiamo il tempo. Prima, se io dicevo alle persone che per fare la pubblicità dello yoga, io dicevo pratichiamo, loro sempre mi dicevano no, non c'ho il tempo, non c'ho il tempo. Adesso abbiamo tutto il tempo del mondo per Eh praticare sì. yoga, ora possiamo dedicare per nostro benessere. Certo. E in che modo possiamo praticare a casa, Provin? Perché voglio dire ai nostri amici e ricordare che te hai messo a disposizione molto generosamente un videocorso che è possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito psylife.it. In cui tu praticamente insegni con delle lezioni dal vivo che hai fatto, cioè registrate nel senso live in streaming. Sì, ma possono praticare o scaricando quei video che ho fatto io, o possono vedere se oggi ci sono tanti modi di fare, possono vedere anche video su YouTube, se per dedicare, per sentire il corpo, ci sono anche video su YouTube, tutorial, possono vedere perché se vai su YouTube trovi tutto, i Ok, modi. quindi diciamo basta andare su YouTube e trovare, insomma, seguire un po' di tutorial vari che ci sono, giusto? Sì, se no io c'è il corso nostro che stiamo offrendo tramite PsyLife è anche utile per chi non ha mai praticato lo yoga nella vita sua, per dare una prova, per sentire quella goccia di benessere interiore che lo yoga ci può dare, offrire, diciamo. Cioè, a livello base proprio,
fino al livello un pochettino, diciamo, medio. Possono praticare queste lezioni gratuiti, tra l'altro, possono scaricare in questo momento difficile per affrontare tanti problemi Ottimo. psicologici anche. Ok, può essere utile anche, diciamo, per calmare la mente, riuscire a ritrovare un po' di equilibrio che a volte in questa situazione è facile anche perdere. Sì, adesso, cioè, specialmente il motivo del stress di questo momento è la paura, della incertezza, paura della malattia, paura di qualsiasi cosa. Tramite yoga si può risolvere, ci può dare un grandissimo aiuto la via dello yoga, diciamo. Bene, ottimo. Sicuramente lo yoga ci può aiutare molto a ritrovare un equilibrio psicofisico. Ma tu, diciamo, come fai a prendere tutte quelle posizioni assurde, quella roba lì? Cioè, perché magari, sai, chi si avvicina allo yoga dice, vada, io non riuscirò mai, anche a me capita, dico, non riuscirò mai a prendere quelle posizioni strane tutte. Tutte, insomma, che richiedono una certa flessibilità del corpo. Quanto è indispensabile riuscire a contorcersi in quel modo e quanto invece, diciamo, poi basta in qualche modo muoversi, mantenersi in movimento ed Sì, eseguire. basta anche muoversi. Guarda, tutto è un ascolto del corpo. Per arrivare a questo livello ci vuole la costanza, pratica. Sì, ancora non sono raggiunto al livello che voglio io, però sempre c'è il step, sempre c'è da imparare. Però basta, che è importante che noi ci muoviamo e respiriamo in quell'asana. Anche 2 asana al giorno, se uno fa, però rimane lì, percepisce il respiro, percepisce la consapevolezza del corpo, la mente, e riesce a sentire l'emozione collegata con l'asana, ricollegare tutto l'aspetto energetico del corpo fisico, diciamo, a quell'asana. Ci permette una nuova percezione per vivere la vita in un modo diverso completamente. Questo te lo posso rassicurare, diciamo. Bene, ottimo, perfetto, benissimo, benissimo, benissimo. Mi fa veramente piacere perché tra l'altro poi c'è stata anche l'altro giorno, avevamo fatto un collegamento con una tua collega, con un'altra insegnante di yoga, Federica, e quindi proprio c'è interesse in questo momento in particolare rispetto a queste discipline bionaturali e anche di derivazione orientale proprio per ritrovare una serenità, una calma, una centratura e riuscire a gestire meglio le nostre emozioni. E, ti volevo chiedere, Robin, se tu, diciamo, puoi dare così un po', so che è un po' così, però se potessi tu dare una piccola tecnica adesso, un suggerimento per riuscire a ridurre un po' l'ansia, lo stress, che in questa fase di quarantena a volte viene fuori. Se ci fosse anche una piccola tecnica di respirazione piuttosto che una posizione, qualcosa dello yoga che ci può aiutare, così come una specie di piccola pillola di quello che tu insegni. Ah, ok, è interessante, ma forse non conoscete di mudra, dei gesti che noi usiamo in yoga, tipo questi mudra che uniamo l'indice e pollice, e ci sono dei modi di tipo quello che facciamo per fare selfie, no? Questi Ah, sono. ok, questo. Ah, questo è un mudra? Ah, pensa. Ah. Si chiamano mudra. Ci sono nell'acupuntura nel yoga, ci sono dei punti meridiani dove andiamo a toccare, che attiva, diciamo, happy hormones. Sì, e gli Ok? ormoni della felicità, sostanzialmente. E quando abbattiamo le mani, quando uniamo le mani,
ci viene un senso di positività, un ottimista, ottimismo che ci circola, non lo so, che fa uscire questi ormoni della felicità, diciamo, quando facciamo questi sigilli, ok? Ok. Per dire chi c'ha paura, per combattere contro la paura, c'è un mudra che si chiama Adi Mudra, che praticamente si mette questo pollice dentro a toccare la base del mignolo, ok? E fa il pugno, si fa il pugno col pollice dentro, si fa il pugno, tutte e due, rimaniamo, se uno rimane così per 5 minuti prima di andare a dormire, se uno ha pensieri, depressione, stress, ansia, qualsiasi cosa, se rimane così e chiude gli occhi, riesce a sentire che qua dentro, palmo del mano, inizia a sentire tipo un polso, un battito del cuore. Quindi aspetta, Ok? fammi capire bene, provi. Uno deve fare una roba del genere, cioè mettere il pollice fino a toccare. Pollice deve toccare, cioè pollice mette dentro pugno. Chiudere il pugno, ok, e rimanere così con tutte e due le mani. Ok, e chiudere tutte e due mani e prima di andare a dormire, quando chiudiamo, copriamoci bene, ok? Mettiamo dentro queste mani e rimaniamo così ascoltando il polso, il battito del cuore dentro il nostro polso, dentro Ok. il palmo Sì. dell'umano. Ok? Se rimaniamo così prima di andare a dormire, lasciamo così tranquilli, ascoltiamo questo, cioè tutta la concentrazione automaticamente va dentro qua, palmo del mano. Ok? Se rimaniamo così per 5 minuti, tu manco te ne accorgi quando te ne vai a dormire. Mattina prossimo, quando ti svegli, sentiresti un'energia che è una sensazione che hai dormito molto profondamente. Dai, stasera proviamo allora, dai. Ottimo. Quindi basta, quindi amici, chiudere i pugni in questo modo come ha fatto vedere il maestro Probin e addormentarsi così praticamente. Ah, ok. C'è anche consigli, anche una visualizzazione, un'immagine da associare a questo? No, no, no. Cioè, prima di andare a dormire ci vengono tanti pensieri, Sì. come dobbiamo fare domani, come l'abbiamo fatto nel passato, sta giornata come passata nella mente, no? Cioè, ci girano tante immagini nella mente. Invece, quando chiudiamo così, tutta la concentrazione con gli occhi chiusi va nel palme delle mani, ok? Quando là, per lungo tempo, 5 minuti, se uno riesce a prolungare questo, automaticamente il sistema nervoso autonomica, diciamo, autonoma, che attiva e uno, questo è come pulsante per spegnere il cervello, per andare a dormire. Ok. E Bene, poi bene, bene. Vedi, a volte anche, diciamo, piccoli suggerimenti, no? Piccoli suggerimenti che però fanno la differenza, perché, per esempio, io questo qui non lo sapevo, non conoscevo questa. sì, sanno la magia del mudra. Quando noi facciamo questo, perché automaticamente ci sale la positività. Vai, allora tutti quanti, io spesso lo faccio anche nei video, in questo periodo lo faccio proprio perché in effetti così uno, diciamo, inconsapevolmente fa così, però vedi, può avere un senso. Sale l'umore. Per esempio, se abbattiamo le mani, sale l'umore, la positività. Ok, quindi bisognerebbe la mattina cominciare a farci un bell'applauso, cominciare una giornata con un bell'applauso. Se inizi con l'applauso, riattivi tutti i canali energetici che abbiamo noi dentro il nostro corpo, 72.000 canali energetici. Si risvegliano con battito quando battiamo le mani. Ok. Quando riscaldiamo e battiamo le mani, qua circola l'energia, perché questo corpo c'ha un
ci sono delle energie elettriche e magnetiche, diciamo, dentro, no? Quindi quando facciamo frizione e abbattiamo, sale l'umore. A me affascina tanto il potermi confrontare con te, Robin, perché sei portatore di altre metafore, sei portatore di un'altra cultura, di un altro modo di intendere la psicologia, di intendere il corpo, e la scienza dello yoga è millenaria, quindi diciamo è una conoscenza diversa dalla nostra. Noi in Occidente abbiamo studiato da un certo punto di vista e voi avete esplorato l'interiorità in una maniera molto profonda. Quindi è sempre per me un arricchimento di apertura, perché credo che ci sia proprio la possibilità di scambiare opinioni e di imparare insomma, dallo yoga e da queste conoscenze empiriche che derivano migliaia di anni. Eh sì, ma poi le cose sono semplici e banali che noi sottovalutiamo, però fa un mondo di differenza. Per esempio, quello che abbiamo fatto così: se Sì. stasera pure provi, domani mattina ti svegli con, cioè, il senso che quando ti svegli sei pieno di energia. Ok, allora domani mattina, mi raccomando, amici. Tutti quanti in Psy Life, scrivete i vostri commenti, proviamo stasera, ricordiamoci di fare questo mudra che ci ha suggerito Probin. Se volete cercare sull'internet pure potete cercare questo, si chiama Adi Mudra, è utilissimo tantissimo per chi soffre di depressione, stress, ansia e non riesce a dormire. Adi Mudra. Sì, Ok. ci sono questo qua che noi facciamo, è Prana Mudra. E ci sono tante mudra, questi sono. Ok. Però già diciamo questi due potrebbero essere sufficienti, no? Questo per dormire e questo per... Abbattere le mani. Ok. Bene, bene, bene. Poi... Ecco, i nostri amici Luca dice stasera si prova il mudra, grande, grande. Patrizia. Accettiamo, Poi lascia il commento, Luca. Grande. facci sapere Luca come va con questo mudra, eh. Tra l'altro Luca fa parte del Relax Lab, è un esperto anche lui di meditazione, sta facendo tante cose interessanti e belle e quindi insomma c'è un bello scambio ed è bello crescere insieme in questa community. È di veramente è un arricchimento ogni giorno, anche in queste giornate particolari. Sì. È importante avere, cioè coltivare il corretto attitudine psicologico e sociale in questo momento è fondamentale, che noi dobbiamo essere forti, tenere alto l'umore e combattere tutti insieme, ce la faremo. Ok, bella questo messaggio positivo è quello che cerchiamo sempre appunto di mandare. E infatti in questi giorni io vedo che è fondamentale non farsi assorbire da quell'energia pesante, negativa, e va contrastata un po' con quello che tu hai detto, cioè con una anche riattivazione un po' energetica, è vero? Una riattivazione del corpo, con i mudra, con la respirazione. Ecco, Massimiliano scrive: ottimo, anche noi proviamo il mudra questa sera. Perfetto, benissimo, bene, bene. Fateci poi sapere, Massimiliano, come va. Senti, Probin, ti volevo chiedere: nel frattempo, voi amici, fate le vostre domande, approfittate. Abbiamo qui insomma, un maestro di yoga al quale possiamo chiedere. Ti voglio chiedere, rispetto alla respirazione, tu sai che io ne parlo spesso, abbiamo fatto diversi video, diverse lezioni, videocorsi, eccetera. Che semplicissima tecnica di meditazione possiamo suggerire agli amici in questa fase, sempre per ridurre il livello di paura, di preoccupazione, di ansia e di stress, al quale siamo soggetti?
Allora, per capire la meditazione, noi prima dobbiamo capire come funziona la nostra mente. Certo. Perché la mente funziona in modo tale che pensa una cosa alla volta. Noi facciamo tante multitasking, si dice in inglese, no? Però al di là di quello, la mente funziona una cosa alla volta. Cioè l'immagine una cosa in quell'attimo e poi non riesce a immaginare due cose in stesso attimo. Ok? Ok. Quindi la mente è un strumento magico che noi possiamo, cioè solo noi ci abbiamo, solo esseri umani ci abbiamo. Quindi se sappiamo come funziona la mente, meditazione sarà facile. Se no, ci mettono tanti anni meditare, ma non capiscono perché stanno meditando e perché stanno facendo quell'atto. No? Per calmare la mente, sì, superficialmente la gente dice, ah, ok, io devo calmare la mente, quindi devo fare meditazione. Però se uno va così senza capire come funziona la mente per meditare, vengono mille pensieri. Ok? Ok, sì, certo. Non è che tu stai ferma, vuol dire che non fai niente, la mente cucina dentro, ma ce l'ha qua le cose. Vengono i pensieri. Quindi, unico modo per portare prima la mente in un modo dove vogliamo noi, in una direzione dove vogliamo noi, noi dobbiamo dare i suggerimenti alla mente. Ok, per questo bisogna seguire un po' le lezioni di Provin. Vi ricordo che sul sito psylife.it Provin ha messo generosamente a disposizione in maniera gratuita, proprio perché insomma ci tiene e ci teniamo anche noi di Psylife a fornire strumenti pratici, psicologia pratica per vivere meglio, quindi strumenti pratici di facile e immediata applicazione e di potente applicazione perché ci danno la possibilità di cambiare subito il nostro assetto psicofisico. Chiaramente, come giustamente dicevi, Robin, serve la pratica, serve la costanza, ma è sempre bene ricordare che bisogna sempre iniziare dal piccolo, da Sì. piccoli cambiamenti, è vero? Sì, ma poco, cioè l'avevo letto che poco non vuol dire meno importante, piccolo non vuol dire che ha il meno valore, perché il diamante è piccola ma ha tantissimo valore, no? Quindi Certo. piccoli atti che cambiano tantissimo, fa enorme differenza. Grande, bene, bene, bene. Bene, allora amici, se ci sono altre domande, Ilaria dice: stasera io provo, domani mattina mi batto le mani, vediamo se la giornata inizia meglio. Sì, Perfetto. ti posso rassicurare 1000%, cioè affronterai le giornate con la positività che mai hai avuto, cioè percepito nella vita. È Cioè, vero. devi iniziare da mattina che il nostro subconscio attiva così che all'inizio quando ci svegliamo, se facciamo frizione, appena quando ci svegliamo, facciamo la frizione e massaggiamo il viso. Ok, poi abbattiamo le mani. Se iniziamo con questa positività, la giornata sarà sicuramente. Vedrete, Bene. provo. È una Allora, cosa. Patrizia chiede, quindi per riuscire a fare bene questi esercizi bisogna prima essere in grado di staccare i pensieri negativi? No, no, non deve, cioè, se mente funziona così. Se io ti dico non pensare un elefante rosa, la mente va a pensare elefante rosa, quindi noi non dobbiamo distaccare dalla negatività. Invece dobbiamo dare da fare alla mente per pensare quello che vogliamo noi. Suggerimento. Suggerire alla mente dei materiali che siano utili sostanzialmente, Io voglio pensare alla mia vita, io voglio pensare alla mia carriera, piuttosto pensare, andare nelle nuvole dei pensieri che vengono automaticamente. Per esempio, io voglio scrivere qualcosa o io voglio cucinare qualcosa.
Cioè, suggerimento alla mente, cosa vogliamo avere o cosa vogliamo fare? Se io voglio, cioè, se noi abbiamo il desiderio di non pensare negativo, la negatività ci segue. Ah sì. Invece, se noi andiamo a pensare quello che vogliamo, le cose positive che vogliamo nella vita, prima o poi raggiungiamo quella destinazione. È bello quello che dici perché sostanzialmente coincide con quello che diciamo noi psicologi, cioè il fatto che per ottenere qualcosa, per stare bene, non dobbiamo cercare di non pensare a qualcosa, ma pensare a qualcosa di positivo, cioè quindi nutrire la mente e dare alla mente le domande giuste per raggiungere qualcosa. Bene, ottimo. Ti volevo chiedere io proprio in un'altra cosa, visto che stiamo parlando di buone abitudini mattutine, no? Tu sai che io sono un po' un fissato della routine mattutina, nel senso che ormai sono diversi anni che seguo delle routine mattutine, che vado magari a cambiare, a modificare, eccetera, però tutte le mattine, anche adesso in quarantena, cerco di fare alcune cosette. Alcune cosette. Tu cosa, diciamo, qual è la tua routine mattutina? Cosa fai tu la mattina quando ti svegli? Io prima di tutto mi sveglio mattina col sorriso. Sembra strano, nel letto io mi, cioè, faccio venire cioè, sforzato sorriso. Ok? All'inizio. Ti sforzi di sorridere. Sì, sforzo di sorridere e sorrido, cioè, consapevolmente. Ok. Poi aggiungo una piccola parte della grazia, diciamo, gratitudine, un senso del gratitudine che, ah, sono vivo ancora. No? Sì. Quindi inizio con gratitudine e poi puoi riscaldare appena ti alzi, fai frizione, riscaldi, applaudi e poi fai le cose tue, il routine, quello della mattina. E prima è buon inizio e metà fatto. Ok, sì. Quindi dobbiamo iniziare con le cose belle, non con le cose di azzardate, diciamo, disorganizzate. Ottimo, perfetto. Verissimo, verissimo, perché il rischio è disperdere tante energie la mattina, invece andare subito su quello che è importante, su quello che ci dà gusto, che va fatto e che ci ricarica e che iniziamo la giornata bene, non subito sul cellulare, ma prenderci il tempo per noi, magari per meditare un po', per fare un po' di esercizio fisico, un po' di respirazione. Queste sono le cose che faccio solitamente io la mattina, prima di iniziare la giornata. Poi è un bel inizio e metà fatto poi, cioè metà della giornata l'hai aggiustato È perché vero. sei un umore elevato, positivo e affronti quello che è necessario. Non è che dobbiamo essere, cioè dobbiamo fare le cose obbligatorie, importanti, ci sono, però se io non ho la giusta attitudine mentale, affronto le cose male. Giusto, verissimo, verissimo. E infatti Luca dice chi ben comincia è a metà dell'opera, come dice la saggezza popolare, eh? Chi ben comincia è già a metà dell'opera, è vero, è vero, Vero, vero. è vero. Allora, Luca chiede, per meditare si deve prima essere in grado di concentrarsi su una cosa, dico bene? Sì. Concentrarsi su una cosa. Su qualsiasi cosa, poi non c'è un specifico, perché in yoga noi abbiamo 112 modi di meditare. 112. 112 modi di meditare, cioè noi abbiamo questo step, 112 dharana si chiamano, che noi possiamo attivamente sforziamo la mente di pensare quelle cose. Per esempio, per pensare il respiro, ok? Per pensare un punto
fisso sul muro, che ne so, o per pensare le nuvole, o pensare un cielo blu, o pensare, che ne so, il sole, o il mare, qualsiasi cosa. Se prolunghiamo la nostra attenzione in una cosa, quello a lungo termine, cioè come uno, due, tre, quattro, a lungo termine ci porta in uno stato meditativo. Ok. Meditazione è una cosa da fare. Ti accade in meditazione. È uno stato che tu riesci ad arrivare quando prolunghi questi attimi di concentrazione su una cosa. Ottimo, perfetto, benissimo, benissimo. Ok, allora Patrizia dice alzarsi come si dice con il piede giusto. Eh sì, sono tutti modi di dire per dire che insomma possiamo iniziare bene. Poi in effetti, cioè, a me capita, le prime ore della giornata sono quelle più produttive. Se devi fare qualcosa di importante, conviene farle lì, perché se no altrimenti poi sei scarico, e lì è il momento magico la mattina. Allora, senti, Robin, un'altra cosa ti volevo chiedere, invece come routine serale, no? Tu hai prima suggerito il mudra, tutto, cos'è che può favorire il rilassamento la sera? Cos'è che ci può aiutare a staccare un po' il cervello, a entrare in un rilassamento profondo e a favorire anche al nostro corpo la possibilità di ricaricarsi di nuove energie? Perché sai, molta gente mi sta scrivendo. Anche durante le sedute di psicoterapia mi dicono: io in questi giorni, anche se faccio meno, mi sento più stanco, mi sento più scarico, mi sento più depotenziato, perché non riesco a riposare bene, c'ho un sonno agitato e tutto quanto. Come si può fare, diciamo, secondo lo yoga, a entrare in uno stato di rilassamento più profondo la sera? Allora, come abbiamo i rituali mattutine, stesso modo noi siamo prodotti del nostro abitudine. Ok, cioè il modo di andare a dormire pure è un rito che la mente, noi prima di andare a dormire, cioè nel senso, forse è capitato tante diverse volte alle persone che quando se ne vanno a dormire, mattina quando si svegliano, sentono più stanchi mattina, cioè sembra che hanno lavorato tutta la notte. E cioè non hanno l'energia, ok? Per evitare questo, prima cosa è che l'abbiamo detto, è questo, e sembra banale, ma è una cosa magica. Ok? Questo mudra. E prima di questo possiamo provare un pranayama che si chiama Pramadi, come quel respiro dell'ape. Praticamente si spinge qua nelle orecchie, qua, e quando si spinge, poi noi dobbiamo produrre 3 volte lungo, tipo come fa l'ape, dentro l'ape, e ascoltare, assorbire quel suono nella testa, la parte superiore. Qua si attiva Udana Vayu. E quindi quando facciamo questa vibrazione, la risonanza del suono ci porta, come se fosse come si dice? Ci porta in uno stato, diciamo, di coscienza un po' diverso, in un rilassamento, vuoi dire? No, cioè nel senso noi cancelliamo tutte Ah, le cose che ok. abbiamo fatto nella giornata, Ma un nella mente. reset, tipo un reset della giornata. E quindi cancella tutta, cioè per esempio come quando scriviamo con la matita, che è poi dopo si cancella, no? Ok. Stesso
Stesso metodo è quando facciamo questo, la risonanza, quando entriamo nel assorbimento di questo suono, si cancella tutto quello che abbiamo scritto, le schifezze che abbiamo scritto nella mente, Sì. e si cancella e poi entri in un senso del vuoto quando tu esci fuori da questa cosa, no? Ok. E poi, se chiudi questo e vai a dormire mattina, ti garantisco, avrai un sonno profondo. Non servono quelle che coprono gli occhi, attappano le orecchie, non serve nulla. Basta questo. Tre, con Brahmari, chiudendo io le orecchie, riesci ad andare a Tre dormire. volte, quindi diciamo, bastano 3 volte pronunciare il suono dell'ape con le orecchie tappate. E poi Provate, amici, poi fateci sapere, eh. Dato che questa roba non ha controindicazioni. questo Adi Mudra è fondamentale. Ok. Grazie, Provin, che ci hai dato questi strumenti così semplici e così potenti. Bene, grazie anche da parte di Luca e di tutti i nostri amici. Ok, benissimo, va bene. Senti, un'ultima domanda ti vorrei fare, a meno che non ci sono altre cose che volete chiedere voi amici. Io ho una curiosità rispetto ai mantra, di cui spesso si parla dei mantra, di questi suoni che favoriscono la meditazione, il rilassamento, eccetera. Quanto funzionano, come si possono praticare e come, diciamo, qualche indicazione. Prima hai parlato appunto di questo suono dell'ape, non so se questo già si può considerare un mantra oppure no. Allora, mantra e tipo sono le cose organizzate, sono le parole Ok. organizzate scientificamente, perché hanno stesso, cioè, un senso di risonanza. Per esempio, se noi diciamo, che ne so, sa, ha, cioè, sa, s e h, hanno due suoni diversi. Okay? Quindi, quando quel suono, quando diciamo sa, la lingua quasi quasi va a toccare il palato sopra. Ok? E ha, quando diciamo ha, cioè viene dal petto, il suono viene diverso, l'origine del suono è diverso, la lingua va toccato in diversi modi sulla bocca, quindi quello va ad attivare dei meridiani, punti pulsanti, diciamo, che da dove escono, fuoriescono certi enzimi. Diciamo, ok? Quindi mantra funziona, è scientifico, però va fatto con intenzione giusto. Ok. Cioè, nel senso, intenzione di gratitudine o intenzione di positive, intenzioni positive. Esempio, quale potrebbe essere un mantra di gratitudine per questo periodo così difficile? Provi. Sì, ma è una semplice, cioè, se complichiamo le cose, non è che sono sempre le cose complicate danno un risultato. Semplice mantra come Om pure, Ok. recitato 21 volte o 12 volte, 21 volte, 54 volte o 108 volte, se uno recita Om, ti porta in un'altra dimensione. Se rimani fermo dopo quel recito del mantra e percepisci, perché Om inizia dal tre dita sotto l'ombelico, sale Sì. questo suono, l'origine è nostro cioè Muladhara, Swadhisthana Chakra. Da là inizia a salire questo Om, la risonanza Ok. sale fino al terzo occhio, finché, cioè, arriviamo all'ultima parte del M. Quando arriviamo, il suono viaggia dal tre dita sotto l'ombelico fino al terzo occhio, dove c'è la ghiandola pineale. Bene, benissimo. Bello, Quindi un bello. mantra ottimo per questo momento.
Bello, bello, bello. Sarebbe carino se ti va, magari una sera ci organizziamo in PsyLife e recitiamo insieme qualche mantra. Qualche mantra, sarebbe una cosa, un esperimento simpatico. Sì, certo, anche con la campana tibetana, che ne so, fare. Bello, 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 potremmo farlo, eh. Che dite, amici? Potrebbe essere una cosa che vi interessa, una cosa carina. Facciamo con qualche campana tibetana e recitiamo qualche mantra insieme che entriamo in uno stato di vibrazione collettiva, positiva. Bene. Va bene, Robin, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qui con noi stasera. Il tempo è volato, siamo stati quasi un'ora a chiacchierare di queste cose così, così belle. E dacci un po' di riferimenti per chi vuole seguirti, per chi vuole approfondire con te lo yoga e la pratica della meditazione. Sì, allora io per contattarmi o per connettere le cose che faccio uscire io sulla mia pagina Yogi Sri Pravin. O semplicemente potete collegarmi con il mio Facebook Provin Pro, che cioè, dopo la diretta possiamo anche mettere Mettiamo il sul. link, sì. Perfetto, E così potete vedere i miei materiali, diciamo. E poi io semplicemente, se volete venire a Roma, praticare a Roma, se c'è qualche parente. Io insegno lo yoga a Villa Pamphili. Se Villa Pamphili c'è un centro, si chiama Alice Yoga, potete trovarmi lì. Anche quel link posso mettere sotto dopo. ottimo. E poi c'è il videocorso, quello gratuito che si può accedere. Per beginners e per chi ha praticato pure può fare perché gli esercizi, cioè, asana sono semplici ma efficacissimi. Se seguite completamente una seduta, una lezione pure, capirete come funziona perché dall'inizio riscaldamento, poi cioè, entriamo nel risvegliare la schiena, poi varie asana. A piedi, poi andiamo a sdraiare, rilassamento con Savasana, Yoga Nidra, quindi è un pacchetto completo di yoga e sentire quella goccia del benessere, potete praticare, cioè possono praticare una volta pure, se date un'ora di prova, di provare questa esperienza, vedrete, farà un mondo di differenza. Bene, ottimo, grazie Robin. Io vorrei chiudere con un bel applauso, fatelo anche voi a casa. Facciamo un bel applauso a Robin, così riattiviamo anche i nostri meridiani. Grazie, namaste. Grazie. E grazie a tutti quanti voi amici per Grazie questa bella possibilità. mille. Namaste. Ciao, buona vita!